Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Ma anche tennis, volley, ciclismo, sci e speciale sport storia. Dal 2009 il radio podcast Sport Speciale Calcio è trasmesso in tutta Italia da radio locali in FM, in onde medie, web radio, su Spreaker e YouTube. Cerca su Google Speciale Calcio. Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia. Un saluto da Pietro Cesaro e benvenuti su questa radio per un nuovo appuntamento con Speciale Calcio Storia. Un programma in collaborazione con sponsorsquadre.com. Contatta sponsorsquadre.com. Un aiuto nella ricerca del tuo sponsor principale. La storia dei campionati europei di calcio. Oggi parliamo del campionato di calcio europeo Under 21, che è una competizione calcistica organizzata dalla UEFA, l'organo amministrativo del calcio europeo. Il torneo si svolge con cadenza biennale e mette a confronto le migliori squadre nazionali di calcio a livello europeo, composte da calciatori under 21, cioè atleti che alla data di inizio della fase di qualificazione hanno al massimo 21 anni. La nazionale più titolata è l'Italia, laureatasi campione d'Europa per 5 volte. Cominciamo con la storia di questa competizione. Dal 1964 al 1976, anno in cui l'UEFA istituì la prima competizione di categoria a livello europeo, si disputò la Challenge Cup, una competizione rivolta ai calciatori di età inferiore ai 23 anni. A partire dal 1970 la formula cambiò assumendo la denominazione di competizione europea Under 23, coinvolgendo un maggior numero di squadre. Nel 1976 l'UEFA cambiò la categoria in Under 21 e la competizione continuò fino al 1986, quando fu assunta l'attuale denominazione. Nel 1994 fu adottata la fase finale a 4 squadre, portate a 8 nel 1998 con i gironi dal 2000 e infine a 12 dal 2017. Sempre dal 1994 la fase finale si svolge in un'unica sede e finora solo la nazionale olandese è riuscita a vincere l'edizione del torneo che ha ospitato. Dal 2007 si svolge negli anni dispari per evitare coincidenze con altri eventi calcistici di rilievo. Dall'edizione del 2017 le squadre qualificate passeranno da 8 a 12 e la formula quindi sarà leggermente variata. I gironi aumenteranno da 2 a 3, ma passeranno sempre 4 squadre, le prime e la migliore seconda. Per accedere alla fase finale è necessario passare attraverso dei gironi di qualificazione stilati in base alle classifiche UEFA. Al termine della prima fase accedono alla fase finale 11 squadre più la nazione ospitante, precedentemente scelta. Le 12 finaliste vengono divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime di ogni girone, la migliore seconda, si incroceranno nelle semifinali che infine decreteranno le finaliste. Questa formula è adottata dall'edizione in corso con fase finale nel 2017. Andiamo a vedere un po' l'albo d'oro di questa competizione, che ricordiamo ancora, come avevamo detto, avevamo introdotto la storia di questa competizione. È iniziata con la Challenge Cup, che era basata su una formula molto semplice, simile a quella adottata nei titoli mondiali di pugilato. Il titolo era messo in palio tra la squadra detentrice ed una squadra sfidante, con cadenza non prestabilita. Questo formato fu presto abbandonato. Nel giugno del 1967 si aggiudicò la competizione della Bulgaria in finale contro la Germania dell'Est, poi a settembre, sempre dello stesso anno, la Bulgaria contro la Finlandia e ancora nello stesso anno, 1967, a novembre, la Bulgaria sconfisse la Cecoslovacchia. Si ripeté ancora per la quarta volta di seguito la Bulgaria nell'aprile 1968 contro i Paesi Bassi, nell'ottobre 1968 questa volta vinse la Jugoslavia contro la Bulgaria e si ripeté la Jugoslavia nel 1969. Nel giugno del 1969 contro la Spagna, ancora la Jugoslavia vincitrice nel 1969 novembre contro la Svezia e nel marzo 1970 vincitrice la Jugoslavia contro la Grecia. Poi iniziò il campionato europeo Under 23. Nel 1972 si aggiudicò il torneo la Cecoslovacchia, secondo posto per la Russia. Nel 1974, dopo 2 anni, l'Ungheria, secondo posto la Germania dell'Est. Nel 1976 la Russia, secondo posto l'Ungheria. Dal 1972
1978 parte il campionato europeo Under 21. In quell'occasione vinse la Jugoslavia, secondo posto la Germania dell'Est. Nel 1980 vinse la Russia, secondo posto la Germania dell'Est. Nel 1982 vinse l'Inghilterra, secondo posto la Germania dell'Ovest. Nel 1984 l'Inghilterra, secondo posto la Spagna. Nel 1986 la Spagna, secondo posto l'Italia. 1988 la Francia, secondo posto la Grecia. Nel 1990 la Russia, secondo posto la Jugoslavia, ma nel 1992 prima l'Italia di Cesare Maldini e seconda la Svezia. Eppure l'Italia di Cesare Maldini aveva disputato un primo tempo molto deludente anche per il presidente federale Matarrese. Presidente, meritano sculacciate per il primo tempo oppure no? Sì, non mi piace. La svolta nella ripresa, grazie anche a due mosse di Maldini, Rossini al posto di Favalli e Muzzi al posto di Melli. Gioco più spigliato ed ecco le reti. Di Buso al 81esimo su cross di Rossini, raddoppio di Sordo all'80esimo, al termine di un'azione tenacemente portata avanti da Buso. Una buona partita da parte nostra e un buon risultato che ci fa ben sperare per il ritorno. Ma è questa difficoltà del primo tempo? Eravamo un po' emozionati. Una vittoria dell'Under 21 e di Cesare Maldini. D'obbligo gli elogi di Matarrese. Devo fare ancora i complimenti a Cesare Maldini, che da me alcune volte non è stato trattato bene, ma che negli ultimi tempi, avendo lui meritato sul campo, ha il mio applauso e anche la mia enorme considerazione. Applauso, abbracci e fine di ogni polemica. Dopo due anni, nel 1994, ancora successo per la nazionale italiana Under 21 guidata da Cesare Maldini, che sconfisse dopo i tempi supplementari al Golden Goal il Portogallo. Under 21 è la formula magica del calcio azzurro. Tre titoli europei consecutivi nel 92, 94 e 96 con Cesare Maldini. Un altro nel 2000 con Marco Tardelli. È chiamato il torneo delle speranze. Nell'aprile 94 la gioia alla faccia di Pierluigi Orlandini. Il suo è un gol davvero d'oro. Intanto la partita è cominciata con l'arbitraggio dello spizzo del momentale. Attenzione al contropiede italiano con Inzaghi, che è stato fermato, peccato, dal numero 4 Giorgio Costa. Figu, conversione di Figu, colpo di testa di Cannavaro sul palo. Un episodio veramente da brivido nell'area italiana, perché nel tentativo di spazzare via la minaccia con il tuffo di testa, tra l'altro il pallone era anche rientrare, Cannavaro ha mandato la sfera sul palo. E ci siamo salvati proprio al 41esimo minuto del primo tempo. Intervento ottimo di Cherubini. E comincia a giocare l'Italia con Orlandini. Si accentra. Il tiro! Nel 1996 un altro successo per la nazionale italiana Under 21 guidata ancora da Cesare Maldini, questa volta ai calci di rigore contro la Spagna. Lo posso dire, l'hanno vinta sul campo, se poi gliela consegnano bene, se no l'hanno già vinta. Hai ragione, del momento di Raul, forse una delle poche volte che il pubblico di Barcellona incita il giocatore del Real. Raul! Aspettiamo, in effetti è un momento determinante di questa partita. Morfeo, forza Domenico. Morfeo contro Mora. Forza Domenico, dai. Guardate Cannavaro. Morfeo. Grazie.
nostra terza vittoria consecutiva nel campionato continentale. Grazie! Lasciatemi piacere di scandire assieme a voi: campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, vai Civoli! Mi hanno espulso, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Adesso vado da Cesare. Nel 1998 vince la Spagna 1-0 contro la Grecia, arrivata seconda, ma nel 2000 ancora successo per la nazionale italiana Under 21, questa volta guidata da Marco Tardelli. Con il cartellino giallo Tisse, mentre per Andrea Pirlo c'è l'opportunità per portare in vantaggio la nostra nazionale. Gol! Andrea Pirlo, si tratta del nono centro con la maglia della nazionale Under 21. L'Italia dunque è in vantaggio dopo 41 minuti. Abbiamo rivisto il gol su calcio di rigore. Un'Italia dunque cinica, spietata, che aveva sofferto. Avete visto che il portiere Kvalovski era riuscito a toccare la palla. Il retropassaggio, ancora Gattuso, recupera. Firmani poi per Gattuso. C'è centralmente libero Vannucchi. Pirlo lo vede. Pirlo ha cercato di aggirare. Ed è finita, è finita, è finita. L'Italia per la quarta volta è campione d'Europa. Grande esultanza da parte dei nostri giocatori. Doppietta di Pirlo a metà strada. C'era stato il gol del pareggio di Tomas Dosic. E l'Italia dunque, dopo i successi con Maldini nel 92, nel 94 e nel 96, è di nuovo campione d'Europa quando siamo nell'anno 2000. Vittoria dunque dei nostri azzurri. Complimenti a tutti quanti. Davvero i giocatori ci hanno fatto vivere una grandissima esperienza, una grandissima avventura. Italia dunque vincente. Vittoria quindi nel 2000 con l'Under 21 guidata da Tardelli, 2-1 contro la Repubblica Ceca. Nel 2002 vince la Repubblica Ceca dopo i calci di rigore contro la Francia, ma nel 2004 ancora vittoria per la nazionale italiana Under 21, guidata questa volta da Claudio Gentile, 3-0 contro la Serbia e Montenegro. Ho iniziato con l'Under 20, poi ho preso l'Under 21 e il primo biennio nel 2000-2002 sono arrivato terzo e nel 2004 invece ho vinto l'europeo e soprattutto ho vinto la medaglia olimpica dopo 70 anni che il calcio non lo vinceva. L'ultimo è stato Pozzo. Nel 2006 vincono i Paesi Bassi 3-0 contro l'Ucraina, si ripetono nel 2007 sempre i Paesi Bassi 4-1 contro la Serbia, nel 2009 vince la Germania 4-0 contro l'Inghilterra, nel 2011 vince la Spagna contro la Svizzera per 2-0, nel 2013 la Spagna 4-2 contro l'Italia, nel 2015 la Svezia dopo i calci di rigore contro il Portogallo e nell'ultima edizione disputata nel 2017 vince la Germania 1-0 contro la Spagna. Andiamo a riassumere il medagliere, come si usa in gergo olimpico. Il paese che ha vinto di più è stato l'Italia con 5 vittorie, la Spagna 4, Inghilterra e Germania insieme alla Russia e ai Paesi Bassi 2, una vittoria per Jugoslavia, Francia, Repubblica Ceca e Svezia. La storia dei campionati europei di calcio. Speciale calcio storia. Speciale calcio storia.